Salve a tutti da Mario Santagati e da Chesslog per questa video lezione. Il tema di oggi è il matto del barbiere. Il matto del barbiere è un tipo di matto che spesso i neofiti della scacchiera subiscono. Di per sé non è una sequenza di mosse forzate, in quanto il nero potrebbe anche evitare tale matto. Soltanto che la mancanza di senso del pericolo e di senso della minaccia porta il nero a subire questo matto. Adesso andiamo a vedere la sequenza di mosse che porta al matto. Il bianco gioca E4, il nero gioca E5. Il bianco a questo punto sviluppa la donna in H5 prendendo di mira il punto F7. Il nero continua lo sviluppo con cavallo C6, il bianco porta l'alfiere in C4, andando sempre ad attaccare il punto F7. In questo momento è attaccato sia dall'alfiere che dalla donna e già di per sé sta minacciando matto. Adesso il nero può anche parare questo matto perché ci sono varie mosse, per esempio spingere il pedone in G6 o portare la donna in E7 o anche portare il cavallo in H6. Soltanto che appunto la mancanza di senso del pericolo e della minaccia porta il neofita spesse volte a sviluppare il cavallo nella posizione classica in F6, cavallo F6. Non avvedendosi appunto che il punto F7 è sotto minaccia mortale, e quindi porta il bianco a dare questo matto con donna per F7, e così il bianco dà il matto al nero. Bene, come ho detto, questo matto si chiama matto del barbiere, solo che ha questo nome in Italia. A livello internazionale ha vari nomi. I più famosi sono matto dello studioso, matto del pastore, matto del calzolaio e poi ce ne sono tanti altri. Bene, per oggi è tutto. Vi do appuntamento alle prossime video lezioni con Chesslogger e con Mario Santagati. Ciao e alla prossima! Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie.